Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Miss Giulia e questo è un tutorial. Sì! Come state ragazze? Oggi è il giorno 3 novembre e niente, questo video sarà pubblicato domani, ovviamente 4 novembre, che è il mio compleanno, quindi vi faccio questo piccolo, piccolo dono e ho pensato di realizzare questo tutorial che appunto è il ciondolo Dorotea ed eccolo qui. Quindi spero che sia di vostro gradimento, è davvero semplicissimo da realizzare alla portata di tutte. Ho utilizzato sia le Tinos che le Arcos in questo progetto e lo trovo davvero adorabile. Voi cosa ne pensate? Niente, io vi lascio questo pensierino, questo tutorial e un bacio. Ciao! Il materiale per poter realizzare il ciondolo Dorotea è il seguente. Innanzitutto un Rivoli da 14 mm, io l'ho scelto in vetro, colorazione appunto Siam. Poi andrò ad utilizzare le Arcos Parpuca, esattamente 6 Arcos, in questa bellissima colorazione sempre rossa. Poi andrò ad utilizzare le Tinos Parpuca, questa è la prima volta che utilizzo questo genere di perlina. È particolare con questa forma, vedete in questo modo stile mattoncino un po' allungato, con due fori che attraversano appunto tutta la perlina e l'ho scelto in questa colorazione appunto beige. Poi ci occorrono esattamente due colorazioni di Rocaille 110. Io ne ho scelte due, ma voi potete tranquillamente utilizzarne anche una o anche più colorazioni. La prima colorazione sono le Permanent Finish Galvanized Rose Gold, le 551 della Toho, e poi ho scelto le 421 che sono appunto le Gold Lustered Transparent Pink. È una bellissima colorazione, ve la straconsiglio, una sorta di bronzo con riflessi appunto rosa. Poi vi occorrono le Rocaille 80, io ho scelto appunto le Opaque Lustered Light Beige. Queste vi occorrono solo per l'incastonatura, le 80, ed eccole qui, sono appunto le 123 della Toho. Poi vi occorrono anche 6 Bicono Swarovski, io l'ho scelti in questa bellissima colorazione appunto Siam, e poi i cipollottini da 4x3 mm in colorazione rosa. Per l'incastonatura del pendente Dorotea, ed eccolo qui, vi rimando al video tutorial della Pandorella Princessa. Per chi si fosse perso quel tutorial, eccolo qui, vi mostravo come realizzare questa Pandorella che ho chiamato appunto Princessa e in questo tutorial vi mostravo come realizzare questa semplice incastonatura ideata da me, molto versatile, utilizzando solo un Rivoli da 14, Rocaille 110, Rocaille 80 e cipollottini da 4x3 mm. Davvero risultato molto bello, l'incastonatura vedete è molto aperta, così si nota tutta la sfaccettatura appunto del Rivoli. Con questa incastonatura, oltre a realizzare appunto la Pandorella Princessa, potete realizzare il pendente appunto Dorotea e poi ho intenzione di realizzare altri design con questa incastonatura versatile. Adesso vado a realizzare l'incastonatura e ritorno da voi per mostrarvi tutti i passaggi per realizzare il pendente Dorotea. Rieccomi, questa è l'incastonatura terminata. Ovviamente mi sono dimenticata di dirvi che sto lavorando con un filo monofilamento da 0,16 mm, un semplice filo di nylon. Questa è l'incastonatura terminata. L'ultimo passaggio è ripassare qui nelle Rocaille 110 qui oro, queste qui le rose gold, poi sono riscesa in queste tre, queste qui bronzo e mi sono posizionata appunto nel cipollottino e il mio filo appunto fuoriesce dal cipollotto. A questo punto prendo le Tinos ed eccole qua, inserite una bronzo, una Rocaille bronzo, una Tinos in questo modo nel primo foro. Inserite 3 Rocaille Rose Gold e rientrate nel secondo foro della Tinos andando verso il basso, in questo modo, e portate tutto vicino appunto la lavorazione, in questo modo. Di nuovo una Rocaille bronzo, ed eccola qua, e rientrate con l'ago nel cipollottino che viene subito dopo. Ed ecco qua, in questo modo ho posizionato la prima Tinos.
rifaccio di nuovo questo passaggio, quindi di nuovo un abbronzo, un Atinos e vado nel primo foro, 3 Rocaille Rose Gold e rivado appunto nel secondo foro dell'Atinos. Porto tutta la lavorazione giù, ecco qui, di nuovo una rose gold e rivado nel cipollottino che viene subito dopo. Faccio questo passaggio fino alla fine del giro. Questo è il risultato, ho inserito appunto le 6 Tinos ed eccole qua, questo è il retro. A questo punto, come vedete, fuoriesco esattamente da queste 3 rocaille della prima Tinos inserita. Questa è l'ultima, sono ripassata ovviamente nel cipollotto, nella rocaille, questa qui bronzo, nel primo foro della Tinos e in queste 3 oro. A questo punto inserite sul vostro ago una rocaille bronzo, poi una Arcos e ripassate ovviamente sempre nel primo foro dell'Arcos. Poi 3 rocaille oro ed eccole qua e rientrate nel terzo foro dell'Arcos. In questo modo portate sempre tutto alla fine. Poi inserite una rocaille 110 bronzo e ripassate in queste 3 rocaille qui della seconda appunto Tinos, quindi ripassate in queste 3 rocaille. In questo modo. Di nuovo questo passaggio, quindi un abbronzo, un arcos e rientro nel primo foro, 3 rocaille oro, rientro ovviamente nel terzo foro dell'arcos, porto il tutto vicino alla lavorazione, di nuovo una rocaille bronzo e rientro in queste 3 rocaille oro. E tiro bene il filo e continuo così fino alla fine del giro. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, le perline sono pesanti, quindi al momento il lavoro risulta molto morbido e instabile. Questa è l'ultima Arcos che ho inserito sul lavoro e ho inserito l'ago soltanto nelle prime 2 rocaille 110. A questo punto inserite sul vostro ago, sul vostro filo, un cipollottino da 3x4 e 3 rocaille oro 110 e rientrate nelle 3 rocaille 110 poste sopra l'arcos, quindi rientrate in queste 3 e tirate bene il filo in questo modo. A questo punto inserite 3 rocaille 110 e un cipollotto, li invertite. E inserite l'ago esattamente solo in questa rocaille qui centrale, questa posta appunto sopra l'attinos, solo con la centrale oro. E questo è il risultato. Di nuovo un cipollottino e 3 rocaille oro, ed ecco qui, e rientrate nelle 3 rocaille oro poste sopra l'arcos. Fate questo passaggio fino alla fine del giro. Questo è il risultato, ho inserito appunto tutti i cipollottini e le rocaille 110 oro. Vedete, il lavoro risulta ancora un po' morbido, quindi mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa quinta rocaille. L'ultime perline inserite sono state queste 3 rocaille oro, questo cipollottino, mi sono rinfilata appunto in questa rocaille qui sporgente, questa seconda oro, e poi sono ripassata nel cipollottino, nelle 3 rocaille, quelle inserite, diciamo le prime inserite di questo giro, e poi le prime due, solo le prime due di quelle lì centrali posizionate appunto sulle Arcos. E mi ritrovo a fuoriuscire esattamente dalla quinta, quindi 3 e 2, 5. Il filo si trova in quella perlina lì. Adesso rientro nel foro centrale dell'Arcos, questo qui, andando appunto verso il basso, in questo modo, poggio il lavoro e inserite una rocaille oro. Un bicoro da 4 Swarovski e 2 rocaille oro, questi qui, e
rientrate esattamente, io fuoriesco appunto dall'arcos in questo modo, l'arcos appunto centrale, e rientro queste tre bronzo in questo modo, così. Poi ripasso in questa qui bronzo questa, riscendo in queste tre bronzo dell'altro lato, queste, inserite due rocaille oro, un bicono e una rocaille 110. Le portate alla fine, rientrate nel foro centrale dell'arcos, eccolo qua. Rientrate nella quinta perlina, quindi tre, questa è la quinta perlina, solo nella quinta perlina. Riscendete per il foro, quello centrale dell'arcos, e rientrate anche nella 11 e nel bicono. In questo modo inserite due rocaille 110 sul vostro ago e rientrate, visto che questo lato già è lavorato, rientrate appunto in queste tre rocaille 110 della lavorazione dell'incastonatura. In questo modo. Di nuovo ripassate in questa perlina. Riscendete in queste tre rocaille 110, inserite la sequenza di due rocaille oro, il bicono e una rocaille oro, rientrate nel foro centrale dell'arcos, rientrate solo nella quinta perlina, quindi solo nella quinta. Riscendete nel foro centrale dell'arcos, nella rocaille e nel bicono. Di nuovo due rocaille 110 e rientrate nelle tre rocaille bronzo dell'incastonatura. In questo modo. Fate questo passaggio per tutte le arcos e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Ho inserito tutti i bicono Swarovski sulla lavorazione. L'ultimo bicono Swarovski è questo qui. Sono ripassato ovviamente all'interno di queste perline qui bronzo. Ho inserito le ultime due rocaille, queste qui, le rose gold, e sono ripassate appunto nel bicono rocaille arcos e nella quinta rocaille di questo archetto. Questo è il risultato, vi posso assicurare che già è bello compatto e rigido così, ma volendo possiamo tranquillamente ripassare un po' all'interno della lavorazione e anche specialmente nel giro questo qui esterno dove sono presenti solo perline e cipollottine per andare a compattare ulteriormente il nostro pendente. Poi volendo possiamo creare una asolina, sempre qui dove è presente la quinta perlina, di una ovviamente delle Arcos, e andiamo a creare la nostra asolina di perline che poi ospiterà l'anellino per poter agganciare il nostro pendente a un cordoncino o anche a una catenina. Ed ecco qui il ciondolo Dorotea terminato. Ho aggiunto questo gancetto in acciaio. L'asolina, come vedete, l'ho realizzata in modo differente da come vi dicevo prima. Sono ripassata in queste tre perline poste sopra l'arcos, ho inserito 4 rocaille 110 e sono rientrata nelle ultime tre perline di questo archetto posta sopra l'arcos. Questo è il pendente terminato, questo è sul retro ed eccolo qua. Cosa ne pensate? Io spero che sia di vostro gradimento, lasciatemi un commentino e un like. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!